Ciao, Maokai è ancora broken dopo il nerf? Sì, continuo a consigliarvelo veramente tanto, è un campione fortissimo, fa tantissimo danno, tanca, fa i CC, si cura, cioè è veramente immortale ed è, lo sto usando ogni volta che open in jungle, ci continuo a vincere tantissimo, ho tipo 80% win rate e ve lo consiglio come tank in jungle, potete giocarlo anche support, potete giocarlo top, in questo caso il gameplay sarà della jungle. La build che vado a fare su di lui parte con le scarpe, tendenzialmente piastre d'acciaio, ma se capita faccio anche quelle della resistenza magica, di solito do comunque precedenza a queste qui perché cioè in generale gli attacchi base sono un po' più molesti, con le spell buildando HP non ho troppi problemi, vado a fare resistenza magica con coppia d'amaranto, però se hanno tanto AP, se c'è qualcuno di fiddato AP, preferisco fare quelle di resistenza magica. A livello di evoluzione ci vado a fare praticamente sempre la lastra pietra, quindi va questa qui insomma che vado a fare lo scudino potenziato, e vado come primo item con l'airsteel che inizieremo a staccare continuando ad andare addosso ai nemici. Sì, anche se sono in jungle vado comunque a fare airsteel primo item, poi vado su Sunfire, mi aiuta a fare danni, mi aiuta comunque ad avere più HP e mi trovo molto bene. A quel punto vado a fare l'anti-heal che poi alla fine eventualmente diventerà una corazza spinata e vado sulla coppia d'amaranto. Di solito la partita non dura oltre la coppia d'amaranto, ma se poi arrivo più avanti chiaramente posso trasformare il corpetto di Rovi in una corazza spinata come vi ho menzionato in precedenza, e poi vado su un ultimo oggetto situazionale che può essere Frozen Heart, la Spirit Visage oppure magari un oggetto tipo l'orgoglio di Randuin. Se manca un po' di danno e avete già fatto tutti quegli oggetti, tecnicamente come ultimo oggetto potete pensare anche di provare a fare il proiettore mentale, perché riusciamo ad avere abbastanza resistenze in generale, comunque siamo abbastanza tank e questo ci può dare un pochino di salute massima in più, ci dà un po' di potere magico, penetrazione magica, e contemporaneamente andiamo a guadagnare un bel po' di potere magico in base alla nostra salute bonus, e visto che generalmente appunto molti dei nostri oggetti ci danno salute bonus e continuiamo ad aumentarla anche col cuore d'acciaio, ci troviamo molto bene anche con questo oggetto come oggetto finale, anche se tendenzialmente il danno è più che sufficiente. In quel caso vado a fare un ultimo oggetto situazionale difensivo in base alla squadra avversaria, e comunque non mi dovete invitare mentre sto a registrare le build, porca loca. Detto questo, è per un secondo che mi sono dimenticato di mettere assente. Per le rune vado con scossa d'assestamento, mi ci trovo molto bene in generale, è la runa che preferisco avere su di lui, specialmente perché vado full tank e mi aiuta ad avere anche resistenza in più. Poi abbiamo coraggio del colosso, secondo fiato, tanto recuperare vita con lui è anche molto comodo e così ne andiamo a prendere di più, specialmente quando andiamo in giro a pascolare nella jungle, cioè che magari appunto fate la skirmish, andate in jungle, ricominciate a farmare e riusciamo anche a recuperare un po' più di vita. E crescita eccessiva perché ci continua a far aumentare i nostri HP. Mi piace avere trascendenza per i cooldown, ma è una runa che potete decidere di cambiare se non vi fa impazzire. Come incantesimi vado su punizione e su flash, e vi ricordo che sono live tutti i giorni dalle 16 alle 20 tranne il venerdì, che potete venire a salutarmi, supportarmi, fate il prime o semplicemente appunto magari vi piace la live, bella di padella. Vi lascio il gameplay, lascio la chat della live per come ormai ho deciso di fare, così vedete tutto quanto. E vi ringrazio, buon gameplay. Ma ok, va bene anche sub tank, assolutamente, è fortissimo. Idealmente con una AD carry engager. No, drago, raga, mod, subito. Porca puttana. Marco! Regà, non dovete scrivere sta roba, cioè, siete pazzi? Però schio vengo là. Ti prego, Kai'Sa, prendi quella kill che mi piglia un male. Non lo so. In Asia è permaban, ma ok. Anche post nerf? C'ho prima a ricollare che camminare da qui al... Oh no. Non è che la pink lì. Oh, Sindra sta venendo scappellata. Oh mio Dio. Ciao. L'ha visto però, arrivato. Cioè, lo ha visto, che cavolo. Sindra flash, potevi beccare quando te l'abbiamo detto. Thanks, Pega. Non ho mai capito se chi è su YouTube preferisce o no vedere la chat di Twitch. No, Q fa troppo danno. Tranqui, drago, proprio perché è una delle cose... Cioè, penso forse la cosa più bannabile su Twitch che esista.
Ho visto il messaggio, Dark Any Second, e dopo 10 secondi apre il delay. Se sfrutti la chat per fare content, il video penso vada ancora meglio. Il problema, da quello che ho notato, Pega, che mi era sembrato di notare, è che le persone pensano che... che è come se io dessi meno attenzione alla cosa se nascondo, cioè se c'è la chat in vista di Twitch. Ok? Cosa che invece per me è importante, perché a volte io rispondo a voi su un topic e uno non sa che cosa sto rispondendo. Ok. Io pure sono al 5 qua adesso. Però non ho flash ancora per altri 28 secondi. Ecco. Sindra, cioè. Ma come si permette questo? Veramente? Ma non ci credo. Sim babysit. Non è babysit. Due volte ti ha gankato. Io aspetto che venga questa. Bella, bravo. Niente, un flash questo. Sì, è che era che stava lì con Lissandra uno di vita e ho detto vabbè. Io ho la ulti tra 4 secondi. Non la uccide. Fai delle prove, se va molto male lascia stare. No, purtroppo la differenza è molto piccola. Prima la lasciavo sempre, poi l'ho tolta per un po' e quindi non riesco mai a capirlo. Io comunque sono indeciso sempre ora se era Aldo Drake. Non bene. Sì, io pure sto cercando, sto tendendo a... me l'ha fatto. Volevo solo provare a lastittare le cose. Ma perdiamo, non perdiamo come maiali a questo punto ora. Ok. Lissandra? LOL! La smurfata di Lissandra. Lissandra! Possiamo farlo e basta. Sindra, o Sindra va a morire lì. Devo entrare? Oh, aspetta che c'è questa qua. Mamma mia. Oh. Perfetto. Non potevo. Cioè, no, se fossi riuscito a castare la W sul Nami mi salvavo pure. Mamma mia. Qui al passiva. Smaitino. Ah, perfetto, perfetto. Kill con l'attacchino base. Ora tocca andare qui. Perfetto che Lisino non l'ha ancora startato. Se Syndra non si fa crepare prima... Gli item li hanno nerfati? Hanno nerfato... No, mi pare di no. Oddio, forse delle scarpette, però non me lo ricordo a memoria, ma non l'airsteel. Qualcuno deve fare questo coso. Si può portare fuori l'herald? No, rimani fermo. Ah, cavolo. Ah, vedi, viene. Andiamolo un attimo più fuori. Che poi voglio ultare.
L'ho interrotta prima. No, non c'è, non sono riuscito a farlo andare. Oh, era still. Io rubo la jungle intanto a questo. Devo farmi il blu e poi posso provare a usare il portale, però. Se n'è accorto? Oddio, 7.37. Vabbè, non l'avrei mai piazzato comunque in tempo. Vado a mettere la torretta in mid. Mi piace Airsteel a me. Occhio lì sin sulla sinistra. La blocco con la doppia pura. L'ho messo davanti in modo che Kalista non ci morisse. Sì, Kalista, Kai'Sa. Bene, con la W qua. Ancora non ce l'ho. La Zeri fa un male porco. La passiva di Sandra. Non bisogna farlo attaccare mentre ci ritorniamo. Sì, hai ragione. Vabbè, comunque possiamo difendere qua. Sta arrivando anche Syndra. Stava arrivando Syndra. Yeah, rip. Allora, facciamo il Sunfire ora. Ciao amore. C'è una ragazza che ha fatto il cosplay di Aurora, che è il personaggio nuovo di LOL PC, giusto? Ho cercato per la domanda che avevi fatto prima. Gli ex loot spawnano a 70, a 1 minuto e 10, quello sì. E ogni 100, ok, questo non ero sicuro. Però quello tra 1 minuto e 10 e 8 minuti. Sì, c'ho Kai'Sa qua, che in teoria. Ma che lo prendo con questo. Perfetto. Sì. Prendo il portale io. Sì, è pure morto. Con lo scatolo. È mia madre? Ma cosa dici? Che cazzo ne so io? Cioè, so che non è tua madre, intendo. Ho lo smite tra 6 secondi, eh. Un attimo. È per quello. Ma che, perché è Kai'Sa rosso? Mi intoppano. Cercando di arrivare su Zeri. No, attento. Rip. Io ho bloccato Lissandra mentre stava ingaggiando nel fight. Poi quando tu ho visto che voi eravate in pericolo, ho cercato di arrivare su Zeri e ha flashato out. Ho cercato, non so, uno dei due DPS era con me. Non so chi dei due. Il corpetto, faccio l'anti, cioè faccio lo scudino.
Zarya Ledge of Night era il velo di Namir. Dura 3 secondi. Mia madre si chiama davvero Aurora. Ok, però dubito che sia il personaggio di League of Legends. Spero che anche tu non sei un prodotto videoludico. Oh, Nami? No. Oddio, Sion là sotto. Qualcuno è andato a difendere? Cioè, nessuno sta andando a difendere. Oddio santo. Poi perché ci va Syndra che non che gli fa il solletico a quello? Possiamo fightare? No, dobbiamo fightare sul Baron eventualmente. Nemico ucciso. Non perdete tempo, aspettiamo un attimo. Sì, sì. Diamo tempo, così arriva qualcun altro a darci supporto qui. Io faccio la pink intanto. Bello. Devo solo salvare Kai'Sa se viene ingaggiata io. Mo che è arrivata Syndra. Oh, buono. Non ce la faccio. Doppia uccisione nemica. Nemico ucciso. Serie di uccisioni nemica. Sto in stealth. Serie di uccisioni. Serie di uccisioni interrotta. Sapevo che ci cascava. Vado a difendere mid, non penso, no, non posso startare a bar, non faccio abbastanza danno. Non si riesce a fare il cazzo del drago. Oh, sì. Anche se mi hanno visto dopo tanto. 5, 4, 20 secondi. Ok. Ok, ora posso andare qua. Sì, io ne ho andato dall'altra parte. Il blu. Arrivo. No, ok. Serve il blu prima del fight a me. Timo dalla parte sbagliata della mappa. Io so 3000 gold da spendere comunque. Quello muore però. Ok. E lo vogliamo lasciare, Drake? Cioè, lo so che è la soul, però... Cioè, se moriamo adesso facciamo... Tu vuoi fetare? Non ci arrivo. Perfetto! Bravo. Però dobbiamo andare in base. Baron si può fare? Sì, sì, ne dà la parte sbagliata la mappa. Qualcuno però deve difendere qui perché secondo me Kai'Sa, ti prego. Ci opporremo, lo prega questo. Cioè, posso ultarlo, eh? Sta rimanendo mid? L'ho tirato lo stesso perché ho panicato. Cioè, se lo perdevamo esplodevo. Metto un po' di cazzetti in giro.
Però ho provato a rubarmelo. Mi ha ultato, eh. Ma però che ormai non è che abbia tanto cooldown, però. Non ho la ulti per altri 3 secondi. Bella! Ma ok, nerfato! Well! Rito! Well! I don't think so! Non penso che magari sia stato così tanto nerfato. Nel dubbio, già più alleno tutti i giorni, dai, 16-20, dai, venerdì, nel dubbio, nel dubbio. Nel dubbio, vediamo. 100% dei Maokai. Aspetta, qua sicuro c'è pure la S. MVP, chiaramente, facciamo qua. 7-3-19 con l'MVP. Vediamo i danni fatti e i danni tankati. Build. Allora, ho 22k damage, raga. Cioè, ho 5k in meno di Kai'Sa e sono full tank. Full tank. Andiamo a vedere i danni tankati. 30k danni tankati, come il buon Nautilo.